giorno a Bangkok. Oggi ho in programma praticamente di far fuori un sacco di soldi perché andrò al Chak Tu Chak, che è il mercato, mi sembra di aver letto che sia il mercato più grande del sud-est asiatico. Si vendono dagli animali da compagnia come gatti, cani. Mi ricordo quando c'ero stato col papi e avevo visto anche un gufo fino alle fontane, quindi comprerò un sacco di minchiate. E fa un caldo porco, perché poi tra l'altro oggi appunto vedete il cielo è totalmente azzurro, quindi mi sa che mi beccherò l'ustione dell'addio alla Thailandia. Vabbè, a tra poco. Ok, allora qua diciamo che parte il mercato, però si estende fino a, la vedete quella torre lì? Ok, oltre, in poche parole, quella torre lì è la torre, mi sembra, dell'orologio da prendere come riferimento per potersi orientare. Da lì, tutta quella parte, lì dove c'è il palazzo di costruzione, fino a laggiù, non so se riuscite a vedere la strada, comunque continua là, c'è tutto quanto il mercato. Buona fortuna, Vale. Piccola sosta per mangiare. Ho preso, allora, zuppa di cocco con galanga. Con galanga. Oh. Molto buona, ma è meno delicata di quello che ho mangiato finora, perché c'è molto, molto limone dentro, un po' asproso, però è buona di brutto. E la galanga, sarcaccio, che cos'è? Buonissimo. Many money, close, open, lock bank, lock money, same, everything same. Everything same. Yeah. Buy souvenir, very good. This is fast thing. Si fanno affari qua. Beh, c'ha anche meglio della cover. C'ha anche, è vero. Yeah. Sì, la cover era per me. One hit 100 baht. This is letter. New letter 200 baht. Money, lock bank, lock money. Put glass. Non hai capito nulla. È stato un po' un casino fare video di altri posti, altre sezioni, però vi volevo far vedere quella che mi è rimasta più impressa, appunto la sezione fontane e poi la sezione animali. Quelli lì sono mica le volpi del deserto, se no, no? Sì. I suricata. Dio che bello che è. Che tartaruga, storia vai. È bella, non sono pochi. Ciao gatto. Un gatto. Sì, un micione quello. No, non guardalo. Gatti sono cazzo. Sì. Sono allergico a questo. Che poveri plasticani, dai, non puoi lasciare il testo. D'altronde qui. Canile questo. Gatti maculati.
sa che continua di qua. Finito animali. Abbiamo i ricci che dormono, iguane varie, e poi i ricci, sì. E poi i maiali. A che ore sono adesso? Cioè siamo in giro... Sono le 5. Mi dà 5 ore. Questa è folla. E questo è Fatume. Ma non ci stava tutta sta gente su un treno, però. Forse ma è una figata. Sto assistendo a una scena, non so, c'è il cuoco che sta litigando con, non so se litiga o sta semplicemente parlando con la sous chef. Comunque guardate. Hello. Thank you. Oh, good. Yeah. What is it? The camera. It's a camera. Yeah, just to recording what I eat. Anything? Yeah, say hi, hello.
Yeah. Hello, how are you? Perfect, perfect. So, and a movie. Yeah, yeah, movie. Yeah, a movie. Small movie, yeah. Che figata. Allora. Sono in un ristorante, l'ultima cena a Bangkok, l'ultima cena della vacanza. Pasteggio con una buonissima Chang Beer. Oh yeah, thank you. E in questo bellissimo posto con vista cucina ho ordinato il Pad Thai, che è una pietanza tipica thailandese, almeno così me l'hanno spacciata, che consiste in noodle e robe dentro. So che c'è uovo, c'è... Thank you. So che c'è uovo, che c'è noccioline, ci sono le noccioline, germogli di soia. Penso che questo qui sia... Sì, questo qua è un pollo. L'ho ordinato grande perché è l'ultima cena in Thailandia. E speziato. Secondo me è violentemente speziato. Comunque. Super wow. Devo imparare la ricetta. E devo rifarla a casa perché è una cosa fantastica. Ci sono dentro anche i gamberetti. Allora, come posso descrivere il gusto? Si sente, vabbè, il fresco dei germogli di soia, il pollo, il piccante comunque non è troppo piccante, cioè è tranquillo. Le noccioline che danno alla fine in bocca un tocco finale che devo dire è fantastico. È proprio buonissimo. Ah, e c'è anche questo qua che è lemongrass, quindi c'è anche all'interno del sapore limonoso. Farò un altro video dopo in aeroporto, molto probabilmente, dove tirerò le somme della vacanza. E niente, questo è tutto. Ultimo giorno di vacanza, ciao. Scusate, un piccolo aggiornamento. Infatti questo qua non è lemongrass, ma è una sorta di cipolla che comunque si può trovare anche in Italia. Ed è fantastica perché dà il sapore di cipolla, ma non è troppo invasiva. Inoltre c'entra anche dell'aglio, però l'aglio loro, che è un aglio del quale tu senti il sapore, ma non è troppo invasivo. Cioè, dopo, diciamo che puoi avere una vita sociale dopo aver mangiato un piatto, lo puoi anche mangiare crudo. È fantastico, è proprio... Questo piatto è una bomba, c'è anche il tofu dentro. Questo signorino che vedete qua è tofu, che a mio parere non aggiunge niente al piatto. Però dato che c'è, mettiamolo. Sto sudando come non so che cosa, penso che si possa vedere. Comunque a tra poco. È finita, sono sul taxi e sto andando all'aeroporto. L'idea era quella di prendere lo Skytrain, ma alla fine l'ho tirata un po' per le lunghe e niente. Mi sono fatto una doccia, sono arrivato alla guest house e ho chiesto alla ragazza, alla proprietaria, se potevo giusto andare in bagno a darmi una sciacquata perché ho sudato l'inverosimile oggi. E lei mi ha detto sì, se vuoi puoi anche affittare un asciugamano. Mi ha chiesto quanto costasse affittare un asciugamano e lei mi ha detto mi offri da bere. Non fare niente, sono fatta la doccia e sono... Lei poi è andata via e le ho pagato una birra lì alla guest house, così. Comunque anche qua in Thailandia ho trovato veramente persone molto gentili, sì.
è il massimo, nel senso che l'autostrada non, però giusto degli scorci da lontano di Bangkok. Della vacanza, ci tenevo veramente tantissimo a farlo in questo posto. Per me significa la conclusione della vacanza, la degna conclusione della vacanza. E ho fatto il check-in, devo solamente recarmi al gate per imbarcarmi sull'aereo. Cosa dire questa vacanza? È stata un'esperienza, al di là del fatto appunto dell'aver viaggiato per la prima volta da solo, quindi conoscere nuove persone, trovarsi da solo. Però il Laos è stato veramente fantastico. Mi è spiaciuto tantissimo purtroppo non aver potuto visitare il nord per problemi tecnici, perché comunque avendo 3 settimane a disposizione e non potendo sforare per quanto riguarda il prendere un pullman e non sapere se questo pullman arriverà mai alla meta e se ci arriva nel caso in cui dovesse arrivarci in quanto tempo, ho dovuto tagliare il nord. Quello che ho visto mi è piaciuto tantissimo. Io direi un 60% i paesaggi, che seppur conoscendoli già comunque mi lasciano sempre a bocca aperta, ma un 40% la gente. Veramente è stato, sono delle le persone che ho incontrato al di fuori delle mete più turistiche, ma le mete con mete più turistiche io identifico come meta più turistica solamente il Luang Prabang. Sono veramente delle persone disponibilissime. Hai problemi, hai bisogno di un aiuto, ti aiutano. Questo è veramente speciale per me. Il cibo fantastico, è un miscuglio di cibi che avevo già provato, però buono. E chi mi conosce sa che una buona parte della vacanza per me è il cibo. Il Laos che ho visto mi è piaciuto tanto, 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 tanto.
la piccola parte di Thailandia che ho potuto visitare, quindi solamente Koh Chang al di là di Bangkok, nella quale comunque c'ero già stato, e ho avuto più tempo per visitare magari posti meno turistici. Mi è piaciuto tanto e penso che ci tornerò possibilmente nella stagione secca, in modo da non trovarmi 2 giorni su un'isola con la pioggia, però veramente natura al 100%, è il tipo di natura che mi fa impazzire. Concludo questo video e alla prossima vacanza.